E con questo video tutorial vediamo come utilizzare al meglio un plugin consigliato più volte nelle nostre realizzazioni PASV, che è G-Attachment, che consente di facilitare la gestione degli allegati delle nostre pagine, dei nostri articoli. Ecco, nella pagina dei plugin WordPress troviamo le descrizioni sulla funzionalità del nostro plugin, con tutta una serie anche di consigli, ma vediamolo un attimo all'opera. Qui ammettiamo di scrivere una nuova pagina, o nuovo articolo, ovviamente è lo stesso, e scriviamo prova allegati. Possiamo immaginare di avere qua un testo, e poi la necessità di andare a aggiungere degli allegati. Cosa facciamo? Innanzitutto trasferiamo il file con aggiungi media, caricamento file, selezioniamo dei file nuovi, poniamo questa modifica home e mettiamone un altro che potrebbe essere, non so, scendiamo da alcuni dei miei file in PDF, oppure mettiamolo questo in ODT, un programma di un corso. Apri. Bene, in automatico noi se andiamo a vedere quelli che sono i file caricati in questa pagina, ecco che troviamo questi due. Ecco, un consiglio potrebbe essere quello di andare a modificare per ciascuno di esse un titolo, poi vedremo il motivo. Qual è il nome di questo allegato proprio diciamo in parole, no? Come un testo, quindi non come un nome di un file, perché in automatico viene inserito, no, la prima parte del nome togliendo l'estensione. Questa modifica home potremmo dire, non so, indicazioni per gestire l'home page. Magari scritto in modo corretto, perfetto. E l'altro invece è il programma del corso, proviamo. Immaginando che questi poi sono proprio dei titoli veri, mettiamo la maiuscola all'inizio, vediamo se l'abbiamo fatto anche qui, sì, è naturalmente il classico errore di battitura, fatto. Poi cosa dobbiamo fare? Aggiungere questi come allegati. Beh, nel momento in cui noi abbiamo scaricato e attivato il plugin G-Attachment, compare automaticamente nel nostro editor, in questo caso io uso TinyMC Advanced, il segno di graffetta, quello in blu. Bene, lo andiamo a cliccare e vedete che in automatico noi abbiamo questa finestra che dobbiamo un po' gestire. Ma l'ordinamento, ad esempio, io solitamente lo metto per ID, in modo che mi compaiano in ordine secondo cui io li ho inseriti. Poi, come campi, solitamente io metto a visualizzare il titolo, il nome del file e la dimensione. Il titolo sotto indica una sorta di un titolo, cioè allegato, allegati, un po' il classico HX. Scriviamo allegati. E il tag HTML per titolo, mantenendo la corretta gerarchia dei titoli, dato che con WordPress è il nostro tema, noi assegniamo H2 al H1 al, diciamo, nome della scuola, nome del sito, H2 al titolo della pagina, beh, questo sarà un sottotitolo e quindi sarà un H3. Quindi devo fare un po' questa operazione. Poi posso anche scegliere che cosa mettere. Voglio metterli tutti, lascio indicato tutti. Se invece voglio soltanto indicarne alcuni, selezionerò quelli che mi interessano. Vado con inserisci e lo pubblichiamo. Pubblichiamo la pagina e vediamo un po' come diciamo, si è comportato il plugin, cioè l'esito. Utilizziamo la pagina e vedete, no? Tutto corretto, allegati, il titolo prova allegati che è un titolo 2, questo è un titolo 3, abbiamo tutto, abbiamo le indicazioni che ci servono, no? Il titolo, così noi sappiamo che cos'è, il nome del file e la dimensione. E poi c'è un'icona che rappresenta proprio anche la corrispondenza visuale e grafica tra l'estensione e appunto diciamo, il programma che ha generato il nostro file. Bene, questo è un modo, abbiamo visto però che questo
mi ha provocato un po' di passaggi manuali. Vediamo se noi possiamo andare a migliorare la visualizzazione della nostra finestra facendoci fare meno lavoro. In particolare, noi non vogliamo dover scrivere ogni volta allegati e dire che non è un H2, come no, modo non corretto in realtà ci propone l'autore, ma è un H3. Per fare questo andiamo in Plugin Editor e andiamo a selezionare il plugin da modificare che è il nostro EG Attachment. Seleziono e vado a visualizzarmi un file che è EG Attachment config.inc.php. Ecco. Cosa devo andarmi a cambiare tra questi? Devo andarmi a cambiare proprio gli shortcode di default. Sono un po' a questo punto. Adesso, per non sbagliare, controllo, ecco proprio questo. Me lo segnate qua nel blocco note per non dimenticarmi. E vedete che noi troviamo qua un titolo che poi in realtà è quello che abbiamo chiamato allegati, che è vuoto, e allora io scrivo qua il mio bel allegati e un title tag, cioè un marcatore associato al titolo che è un H2, ma io voglio che sia un H3. Aggiorno il file. Cosa succede una volta che io ho fatto questo semplice passaggio di configurazione, di, se vogliamo, sistemazione di questo file? Che nel momento in cui io vado a riprendermi la pagina, che era l'ultima pagina che noi abbiamo visto, che era questo prova allegati, vado in modifica. Ecco, io adesso, se io vado a cambiarmi il tutto, cioè mi elimino, no, quello shortcode di prima e lo costruisco da zero, vedete che qua trovo già allegati H3. Ecco, magari qualcuno più bravo di me può fare in modo anche da mettere il check, no? Se lo ritiene, renderlo come, diciamo, consiglio standard, su titolo, nome del file, dimensione e ordina per ID. In questo caso avete visto che il mio lavoro di, diciamo, manuale di sistemazione è stato più veloce e il risultato ottenuto è esattamente lo stesso. Ma vedete, si può fare ancora di più. Si può fare qualcosa che ci consenta di creare un meccanismo automatico che in automatico, senza colpo ferire, mi mette tutti gli allegati della pagina. Andiamo a vedere come. Allora andiamo in impostazione e già attachment. Questo è proprio un valore aggiunto enorme, no? C'è una grande semplificazione. E su che cosa andiamo a concentrarci? Scendiamo un po' giù con questo scrolling verticale e andiamo allo shortcode automatico, che attualmente di default non è attivato. È qui anche ben spiegato, no? Con questa opzione puoi automaticamente aggiungere l'elenco degli allegati nel tuo blog senza usare lo shortcode. Vedete, c'è anche una bella traduzione, ricordo che la traduzione iniziale l'aveva fatto un nostro collega di Biella in italiano insieme a Roberto Scano. Collega di Biella si chiama Luca Maida, se non sbaglio, e questa è ancora una cosa molto bella del nostro gruppo di lavoro, no? In questo caso esteso anche agli uffici scolastici, contributi che crescono. Allora, attivazione, lo mettiamo alla fine, poniamo, e questo è importante, vado a flaggare, disabilita l'auto shortcode quando si identificano i shortcode inserito manualmente, cioè se io voglio non fare quello automatico che li mette tutti, ma uno che invece viene reso manuale con la procedura che abbiamo visto prima, e ho selezionato questa opzione, sostituirà il manuale a questo e quindi mi permette, no, di andare a gestire tutte le situazioni, sia l'automatismo completo, senza far nulla, facciamo fare tutto dal sistema, oppure addirittura noi possiamo immaginare di sostituire l'automatismo con qualcosa di manuale. Questo varrà soprattutto se ad esempio noi non vorremmo metterli tutti gli allegati. Dove lo facciamo funzionare? Poniamo soltanto su articoli e pagine, e qua ecco, noi abbiamo già da mettere che cosa? Fondamentalmente il titolo, allegati, così non andiamo neanche più a
E anche in questo caso digitare null, un H3 come il marcatore associato al titolo, ordiniamo in modo crescente per ID e qua selezioniamo che cosa noi vogliamo mettere. Visualizza, ecco, non vogliamo visualizzare i campi predefiniti, ma visualizzare i seguenti campi. In posizione 1 vogliamo mettere il titolo, in posizione 2 vogliamo mettere il nome del file, in posizione 3 vogliamo mettere la dimensione del file. Ecco, forse c'è da aggiungere che lo vogliamo anche grande, ecco, formato elenco, c'è già e siamo a posto. Vuoi che l'impostazione del shortcode automatico diventi in posizione di default per l'editor che noi utilizziamo? Sì. Salva le modifiche. Ecco. Andiamo a vedere allora che cosa capita. Che se io adesso vado a mettermi, facciamo un nuovo articolo giusto per cambiare e facciamo prova 2 allegati. E qua ci andiamo sempre a inserire dei nuovi media. Carichiamo degli altri file in questo caso. Carichiamo, non so, la, diciamo un file non troppo grande, potrebbe essere magari il classico Puffino, no? Oppure potrebbe anche essere come secondo elemento, mettiamo un altro file, settimana 1 in ODT, andiamo a cambiare quello che è il titolo, cioè in pratica un aspetto più, diciamo, verbalizzato di quello che è il nome del file, programma della prima settimana, in modo da evitare quello automatico. L'altro qual era l'altro? Andiamo a vedere che non ricordo caricato in questo articolo. Io avevo questo e l'altro forse era già presente, quindi ne ricarichiamo un altro, scusate un attimo. Facciamo anche se è un po' corposo, così vediamo che funziona. La guida all'uso di PAS 2013, che presto poi verrà, diciamo, con le nuove novità aggiornata. Andiamo a completare il caricamento, l'unico aspetto magari che occorre un po' di tempo perché è oltre 2 megabyte. Siamo qua ormai al 90%, eccoci qua al 100% e qua mettiamo guida a PAS 2013 aggiornata a luglio 2013. Ok, messo i due articoli, non faccio nulla, qui metterò un testo libero ovviamente, non so, i materiali di lavoro pubblicati, quello che noi vogliamo, e pubblichiamo. Vedete che io non metto assolutamente nulla. Pubblica, vediamo se è vero che abbiamo ottenuto il tutto in automatico. Andiamo a visualizzare l'articolo, vedete, senza aver messo nulla lui ha messo tutti quelli che sono gli allegati che sono stati caricati in corrispondenza dell'articolo. Ecco, se invece io vado a mettermi qua un short code manuale, e cioè clicco qua sulla mia graffetta, proviamo a vedere, metto soltanto sempre titolo, nome del file, dimensione, vedete che titolo allegati H3 funziona perché avevamo personalizzato e modificato leggermente quel file, e qua dico che vogliamo visualizzare solo la guida. Ok? Inserisci, e se tutto funziona, vedete questo doc ID che è l'ID soltanto di quel file, io dovrò trovarmi questo shortcode che sostituisce il precedente, e quindi non ho l'automatismo di tutti, ma soltanto questo file. Vediamo. Perfetto.